In occasione della prossima uscita di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, noi di Pokémon Next mettiamo in giveaway uno di questi due nuovissimi giochi. Tutte le info su come partecipare nel primo link in descrizione. Le PN News non si fermano, nonostante la giornata di ieri vissuta a Lucca Comics è stata parecchio intensa, e preannuncio che uscirà il vlog a breve, quindi stay tuned. Dicevamo, le PN News sono qui più cariche che mai. Iniziamo dunque a vedere cosa è successo questa settimana nel mondo Pokémon e Nintendo. Iniziamo subito con l'informarvi dell'imminente arrivo di una Nintendo Direct interamente dedicata a Xenoblade Chronicles 2, l'attesissimo gioco che arriverà su Nintendo Switch il 1 dicembre. Potrete seguire la diretta che si terrà il prossimo 7 novembre a partire dalle ore 15, ovviamente sui canali ufficiali Nintendo. Aspettate con ansia questo gioco? Siete fan della saga o volete avvicinarvici? Ad un'intervista a Time, Reggie Fils-Aime, il presidente di Nintendo of America, parlando dei vari brand già portati sulla console Nintendo Switch, ha lasciato intendere che presto arriverà un nuovo titolo di Donkey Kong. Queste le sue parole. Sia che si tratti di Metroid o Donkey Kong, stiamo cercando costantemente di spingere oltre i limiti le IP invece che creare molti titoli con un solo brand. Reggie ha dichiarato che Nintendo cerca di creare giochi su quanti più brand possibili, inoltre ha messo sulla stessa linea Metroid e Donkey Kong. Sappiamo già che Metroid Prime 4 uscirà a breve in un suo titolo per Nintendo Switch, quindi questo paragone può indicarci che uscirà un nuovo gioco basato sulle avventure del gorilla. Questa dichiarazione non dà la certezza dell'uscita imminente, ma probabilmente il nuovo gioco è già in via di sviluppo. Da pochi giorni The Pokémon Company ha rilasciato il già famoso trailer che ha lasciato bocca aperta a tutti quanti. Fra le molte novità però, una cosa che ha colpito molti fan è che sarà possibile incontrare tutti i Pokémon leggendari esistenti all'interno dei nuovissimi giochi Pokémon di settima generazione. Tuttavia, per catturarli proprio tutti dovrete disporre di una seconda cartuccia con la versione di gioco opposta alla vostra, oppure di un amico disposto a scambiarvi i Pokémon mancanti. Difatti in Pokémon Ultra Sole potrete incontrare Ho-Oh, Raikou, Groudon, Latios, Dialga, Heatran, Reshiram, Tornadus e Xerneas. In Pokémon Ultra Luna invece Lugia, Entei, Kyogre, Latias, Palkia, Rayquigas, Zekrom, Tundurus e Yveltal. Ma non è finita qui, poiché avendo una determinata coppia di leggendari avrete la possibilità di incontrare e catturare altri leggendari, i cosiddetti capotrio. Suicune lo troverete avendo in squadra Raikou e Entei, Rayquaza solamente se avete con voi Groudon e Kyogre, Giratina avendo Dialga e Palkia, Kyurem necessiterà di Reshiram e Zekrom ed infine Landorus sia con sé Tornadus e Tundurus. Cosa ne pensate dunque? Questi leggendari vi convinceranno a scegliere la versione di gioco da acquistare? Non avete ancora avuto modo di giocare al bellissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild? Con questa nuova edizione potrete rimediare subito. Parliamo infatti della Explorer's Edition, che, oltre al gioco, sarà munita anche di una mappa a due facciate e di una guida esclusiva. Questa nuova edizione per Nintendo Switch, in uscita il 23 novembre, purtroppo non conterrà i due DLC. Inoltre, restando sempre in tema The Legend of Zelda, è stato annunciato un nuovo bundle che comprenderà 2DS e The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Il costo sarà di $79,99 e per ora non sappiamo nulla su un possibile lancio su territorio europeo, la sua esclusività in America. Questa settimana sono state mostrate anche le due schermate introduttive di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Come si può notare, la schermata di gioco iniziale di Pokémon Ultra Sole mostra nella parte superiore dello schermo il logo del gioco e nello sfondo uno scenario raffigurante il sole incandescente. Nello schermo inferiore invece vediamo Necrozma criniera del Vespro. Per quanto riguarda Pokémon Ultra Luna, nella parte superiore compare ovviamente il logo del gioco su un cielo notturno, mentre in quella inferiore compare Necrozma Ali dell'Aurora. Cosa ne pensate dunque di queste due schermate? Vi piacciono? Infine, sempre stando in tema Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, tra esattamente 12 giorni potremo finalmente mettere le mani su di essi. Per chi però non volesse perdere neanche un solo momento per findarci di sopra, dovete sapere che questi due titoli sono già prescaricabili dal Nintendo Shop in formato digitale. Tutti coloro che acquisteranno il gioco in questo formato riceveranno inoltre un tema chiamato Pikachu e Pokéball,
Il gioco, essendo prescaricabile, non potrà essere avviato fino alla mezzanotte del giorno 17 novembre. Chi di voi ha prescaricato Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna sulla propria console? Fatecelo sapere nei commenti. E anche per oggi le PN News terminano qui, spero vivamente che vi siano piaciute. Ricordo a tutti quanti che oggi 5 novembre è disponibile al cinema l'attesissimo 20° film Pokémon Scelgo Te, andrete a vederlo? Inoltre io come al solito vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e di iscriverti se ancora non l'hai fatto. Qui è tutto, passate una buona domenica allenatori!